Ciao amici da Frank Bianconero, buona serata a tutti. Riprende il cammino Champions, sappiamo che ovviamente non siamo tra le squadre favorite, ci possiamo togliere qualche soddisfazione, lo dico subito. Se dovessimo arrivare ai quarti per me sarebbe un ottimo traguardo, perché ripeterò sempre, la squadra non si valuta per la qualità della rosa, perché le qualità in alcuni o tanti elementi sono indiscutibili, ma si guarda quello che danno in campo e finora hanno dato pochissimo, tranne due o tre persone. E quando dico che Cuadrado è un essere speciale per quanto riguarda la Juve, è un fuoriclasse sempre sottovalutato, è la verità. Non abbiamo sbocco quando non c'è Cuadrado. Se poi come a Napoli togli Cuadrado e Chiesa, ovviamente che Chiesa è molto più importante di qualche altro, dove oggi lo stanno definendo leader, trascinatore, capitano di una squadra, veramente siamo caduti in basso. Se il nostro trascinatore, leader anche caratteriale, e si deve mettere la squadra sulle spalle, fosse il nostro numero 10, che dopo Messi e Maradona qualcuno dice che fosse uno dei più bravi della storia del calcio, perché sa usare il piede sinistro. Detto ciò, andiamo avanti. La persona più importante di questa squadra sono due, Chiesa e Cuadrado. È inutile prendersi in giro e deve tornare De Ligt a fare il De Ligt soprattutto del primo anno. Detto questo, andiamo avanti. Vedo troppo pessimismo, ma quello ci sta, perché i risultati a volte si può essere umorali come tifosi, ma vedo sotto i Twitter che fa la Juve troppi insulti verso una società che si dovrebbe amare, criticare, avere opinione differente, ma sputare melma sulla società che in 10 anni ha vinto 19 trofei, secondo me è da pressa pochissimi. Perciò io cosa devo dire? Domani comincia la Champions, sarà il nostro cammino. Dobbiamo fare la Champions come l'ultima che abbiamo fatto decente, quella di 4 anni fa, perché dobbiamo ricordarci che ci sono stati eliminazioni brucianti contro squadre molto più deboli e più scarse di noi, come Ajax, Lione e Porto. Perché io dico sempre, la Juve deve uscire da queste competizioni giocandosela alla pari con i top club, come è successo negli altri anni precedenti. Due finali, si è uscito rocambolescamente con Real Madrid e Bayern Monaco, ma sono due squadre fortissime dove dai la mano ai vincitori e dici ci proviamo la prossima volta. Ma quello che abbiamo visto negli ultimi 3 anni, quello dell'anno scorso ancora di più, deve sparire da quello che è il nome Juve. Detto ciò, domani ci sono i convocati sono usciti e Chiesa non c'è. Chiesa è un giocatore strepitoso e fondamentale per noi. Ripetiamo, se gioca o se avesse giocato, si diceva, e magari si sarebbe fatto di nuovo male, si diceva società incompetenti, staff medico, staff atletico. No, i muscoli di Chiesa devono essere, per le sue caratteristiche, alla perfezione, perché se no scatti, potenza, velocità, resistenza alla velocità, lui è tutta esplosione. Se i muscoli non stanno al 100%, si può far male e non può incidere come può incidere quando sta bene. Chiesa come Cuadrado sono gli elementi più importanti di questa squadra, quelli che danno sbocco di gioco. Chiesa non c'è, ma per il Malmo domani non deve servire Chiesa o una prestazione da 150 e lode. Servirebbe per dare uno schiaffo a qualcuno, visto che come lo Zenit ci stanno prendendo addirittura in giro, squadrette che ci prendono in giro. E io questi video li metterei in loop sui video dei pullman, degli alberghi, delle spogliatoi, nei video dei giocatori. Chissà, magari qualcuno esce un po' di orgoglio, un po' di amor proprio, oltre che amore per la squadra e per la maglia che indossano e per lo stipendio che prendono. Non c'è nemmeno Bernardeschi, perciò anche agli haters che insultano, non quelli che criticano, quelli che insultano, non c'è Bernardeschi, perciò bisogna domani trovare un altro capo espiatorio, perché io ripeto sempre, non insulterò mai Bernardeschi, Rugani, De Sciglio, Ramsey e Pellegrini. Quello possono dare e quello facciamo. Szczęsny deve riconquistare la fiducia di tutti. Sono tutti troppo sicuri della loro posizione in squadra. Tutti sanno quelli che sono più o meno i titolari. E questa cosa non va assolutamente bene. Perciò io domani voglio pensare che dovremmo e possiamo vedere una squadra che giochi come se stesse affrontando il Real Madrid. Perché il Malmö per me domani è il Real Madrid. Stiamo in una condizione
psicofisica imbarazzante e si esce soltanto per un motivo, la vittoria che può aiutare a vincere, ma la vittoria ho paura che questi giocatori, anziché ingranare, capaci che si siedono sugli allori, mezzi fenomeni, perché quando qualcuno parla di pancia piena, mi dite perché anche i migliori a Napoli sono stati chi ha vinto il 90% di questi trofei? Mi dite perché quello che fa sempre la differenza, spesso e volentieri, è Quadrado, che ha vinto quasi tutti i trofei di questa squadra negli ultimi 10 anni? Mi dite perché non mostrano i cosiddetti attributi gente che ha vinto 0 in carriera? Perciò quando si parla, non si parla a bambera, pancia piena. Pancia piena me lo posso aspettare da Bonucci, da Quadrado, da Chiellini. Qua chi è venuto soltanto con voglia, chi sta con voglia in campo è Chiesa. E per favore, che le qualità sono indiscutibili, che il piede è esattamente fenomenale, ma se io devo pensare che il mio leader carismatico, trascinatore, che ci farà vincere trofei, sia il numero 10, ragazzi, togliamocelo dalla testa. Può dare, se la squadra gioca bene, qualcosa in più. Se la squadra gioca male, dà veramente zero. E con l'Empoli c'è stata questa lezione per chi non sa di calcio. Luperto, Dybala, 10-0. Chiesa ha fatto tutto in 30 minuti, ma non può fare solo un giocatore. Perciò, siccome leggevo oggi tra i giornali, Chiellini, lasciamo perdere. Fa parte di una squadra, è fortunato ed è stato fortunato a stare in una squadra vincente dove sembrava che brillava addirittura. Andati via giocatori con i cosiddetti attributi, abbiamo finito di vedere competitività in questa squadra. Detto ciò, ripeto, io domani c'è poco da dire su quello che andranno in campo. La squadra sarà Szczęsny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alessandro, sarà Locatelli, Rabiot, Bentancur e sarà Dybala, Quadrado, Morata. Secondo me questa sarà la formazione di domani, vedere in attacco come si formano, perché noi anche il 10 non è che non dà una mano nelle vittorie di trofei, ma addirittura non sappiamo in che ruolo deve giocare, se alla destra, se finto 9, se trequartista, se alla sinistra, se tuttocampista. È tutto in divenire in un talento che ha già quasi 29 anni. Detto ciò, non mi interessa, a me interessa vincere, perciò in campo spero che il mister guardi negli occhi i giocatori e mandi chi ha voglia, più che chi sa fare 10 palleggi, chi ha voglia di mangiare l'erba, chi ha voglia di togliersi qualche soddisfazione, chi ha voglia di uscire un po' di orgoglio rispetto allo schifo che stiamo facendo in questo inizio di stagione, con tutte le cause che ci sono in queste partite iniziali, perché ricordiamo, la Juve è tra le squadre in Europa che ha dato più giocatori agli europei e alla Coppa America, che sono arrivati quasi tutti alla fine e sono arrivati alla spicciolata anche per la preparazione. Perciò dei piccoli alibi da me spettatore equilibrato devo avere, ma loro non ne devono avere. Il Malmö domani si batte senza se e senza ma, sperando che se dovesse andare bene, come mi auguro, e si facesse una buona prestazione, non ci sediamo più sugli allori, qualcuno si sente Zidane, qualcuno Pelé, qualcuno Maradona, qualcuno Pirlo, qualcuno Marcelo e chi più ne abbia, qualcuno Sergio Ramos, perciò, o qualcuno Buffon. Perciò e Szczęsny è un altro punto che dobbiamo avere di riferimento. Szczęsny non è più forte di Perini. Se sbaglia in un'altra situazione grave come è successo in queste partite, allora va cambiato. Ma Szczęsny è il nostro portiere. Questo è ciò che penso. Cominciamo questo cammino in Champions sperando in maniera positiva, poi vedremo come sarà e ci sentiremo domani nel post partita. Fino alla fine, forza Juve, dai ragazzi, e iscrivetevi al canale.